Nel 1979 hai fatto il record degli ascolti con La Sberla e nell'83 approdi alla corte di Berlusconi con Drive-In, uno dei programmi più seguiti di quel periodo di cui sei stato indiscusso protagonista. Un successo senza precedenti, diventato anche grazie al tuo cabaret graffiante e tagliente, un vero e proprio fenomeno di costume direi. Direbbe il buon Pippo Baudo, ma l'hai inventato tu sto cabaret? Beh sì, perché oltretutto nel drive-in c'era questa imitazione di Pippo Baudo della Ricciarelli, c'erano i parrucchini che saltavano. Ma non solo, c'era la Carrà. C'era la Carrà. La famosa spaccata della Carrà, sì, sì, mitica. Sì, la Carrà con le lacrime che ecco, miracolose. Lacrime, insomma, vabbè, poi di personaggi al drive-in ho fatti veramente tanti, insomma, da quelli di costume agli attori, anche ai politici come De Micheli, come Spadolini. Tanti come ci regali la chicca o per i telespettatori ci fai rivivere uno di quei personaggi ma quelli di quei personaggi che ti posso dire mo sono passati tanti anni è anche molto difficile ricordare e forse imitare, nel senso io vorrei precisare una cosa con te e anche col pubblico che ci sta vedendo in questo momento, io non sono un imitatore, ho cercato di stravolgere i personaggi che facevo in quel periodo, cercando di mettere a fuoco i tic, le manie esatto. E di esasperare alcune cose, come sì. Per esempio lo era Spadolini, no? Che era un po' filo americano in quel periodo, lo facevo giocare con i carri armati, con i soldatini. Ecco, io cercavo di curare più l'aspetto, sì. Diciamo così, un po' più generico dei personaggi. Molta satira praticamente. Ma nel tuo... Più satira che imitazione. L'imitazione stava forse nel riproporre. Sì. Un po' meno schese, se vogliamo, sulla falsa riga, nel senso che cercava di curare la satira. Schese è stato un grandissimo certo. Imitatore perché riusciva a fare le voci, riusciva a rifare gli atteggiamenti. Io mi rifacevo soltanto un po' al fisico, ai movimenti di questi personaggi, ma soprattutto a quello che questi personaggi dicevano in quel periodo. Ma sai, ne ho fatti talmente tanti che quasi quasi si perdono nella mia memoria. Sono passati 23 anni da quel periodo, per cui un periodo così di grande successo magico, che ancora magico. Oggi gli amici, le persone che incontro per la strada mi chiedono che fine ha fatto Asfidanken. Ecco, per esempio, come faceva sto Asfidanken? Asfidanken! Grande, mitico cane che poi non si muoveva completamente. Non si muoveva. Ma pensa che era un cane normalissimo. Un cocherino. E io ci tengo a dirlo proprio perché mi trovo qui, era di un mio amico napoletano, il generale Peppino Palumbo. Ahimè è scomparso da un anno, però una persona bravissima. Era un generale dei paracadutisti che aveva la passione degli animali, c'aveva qualche cane, qualche altro animale che lui teneva, ma Asfidanken era proprio il suo cane che lui aveva in casa, per cui io l'ho conosciuto per caso, Peppino Palumbo, che ricordo con grande piacere, un grandissimo personaggio che aveva questo cagnolino e che lo portò in studio. Il cane era un cane normalissimo, infatti, non è che noi gli davamo le pasticche infatti, o le cose. Però no, era immobile, fermo. No, era immobile, lui era immobile finché facevamo lo sketch, era immobile. Finiva lo sketch, andava per lo studio, correva, era un cane vivacissimo, vivacissimo. Vestito così? Ebbene, non me lo ricordo. Anzi, sì, Amarcord. Io sono vestito così in omaggio al grande regista Federico Fellini al suo ultimo film, Ginger e Fred. Vi ho testé citato alcuni passi. Ebbene, il grande maestro nella condanna generale alla televisione ha salvato una sola trasmissione. Drive-In! Grazie, grazie, grazie. Il maestro ha capito che Drive-In è una grande metafora della vita, perché che cos'è la vita se non un enorme pazzo parcheggio con il suo grottesco incrociarsi di storie, personaggi, maschere, e non sono casuali le analogie tra il mondo dei Fellini e il nostro. Fellini ha fatto 8:30, ebbene non a caso la nostra trasmissione è fatta alle 8:30. Lui aveva la Sandrocchia, la mitica Sandra Milo, noi abbiamo la mitomane Tini Cansino, tutte e due si esprimono nello stesso linguaggio, solo che la Cansino è greca. E che cosa non sono le ragazze, le nostre fast food, se non una rivisitazione della giunonica tabaccaia, e poi dicono che il fumo fa male, ma avete visto che polmoni. Il grande maestro ha fatto un film su Casanova, l'immortale Playboy, ebbene noi abbiamo Lori del Santo che tutti i mesi viene immortalata su Playboy, e che cos'è Beruschi se non il rovesciamento totale della figura di Marcello Mastroianni, Marcello l'interprete del grande Fred, Beruschi l'interprete del semi-Fred. Viva Fellini, l'autore del drive-in. Amici, adesso basta, devo lasciarvi perché il tempo stringe.
Che cos'è il caffè per Gianfranco D'Angelo? Oh, il caffè per me è una cosa... Io ne berrei almeno 10 al giorno di caffè. È una cosa che mi carica, mi fa gustare. Cioè, io me lo gusto come qui a Napoli, ad Azzulelle Caffè, che Beh. Tu lo prendi. Il più buon caffè che prendo è a Napoli e in Sicilia, devo dire. Anche in Sicilia fanno un buon caffè, ma Napoli è la patria del caffè. E io ti ho pensato a sta cosa e te lo faccio subito arrivare. Buonasera. Ecco qua il caffè. Sì. Ah, ecco il caffè, bene. Grazie. Che il signor D'Angelo. Signor Franco D'Angelo, l'attore. Mandami un momento, sì, per cortesia. Volete toccare carne, in carne e ossa, più carne che ossa. Mamma mia, che emozione. Ma voi non mi riconoscete, no? Guardate qua, il mio viso che non vi dice niente proprio. No, bello. No, signor D'Angelo, io sono la nipote di Tiniganzino. Accidenti, forse la sorella maggiore, tenuto conto l'età. Vabbè, ma anche Tini, voglio dire, siamo lì, Signor D'Angelo, assumetemi al drive-in. Quello sì, la sera non mi porta mai. Ho capito, ma... Io faccio la coniglietta, ragazza bonbon, provare per credere. Va bene, non c'è più. Abbiamo sempre bisogno di conigliette. Sì. Ne parlo col cavaliere, che dice? E se io facessi... Tenerone, pippo. Ma non ci sta più, non è. Non ma allora c'è sa tutto. Mi prego, assumetemi, vi voglio bene, fate di tutto per assumere. Va bene, è una promessa. Io sono disposta a fare il canno, dovete vedere come lo faccio bello. Ass, fidanza. È no, perfetto. È perfetto, però purtroppo devo deluderla, signora, perché il drive-in non c'è più. Ah, non c'è chiuso. Più. Vabbè, forse ne possiamo fare un altro però, considerato che lei si sta candidando. Sono quasi 30 anni. Gesù. E che cosa c'è la zia tutte sera? Chi zia? Zia Titina. Chi è zia Titina? Scusatemi. Tiniganzino. Tiniganzino, ancora si difende. Ho capito. Sentite, non so cosa fa vostra zia, cosa va facendo la sera, però abbiate la cortesia, la compiacenza di andarvene, perché il maestro deve andare in scena. Ho capito. No, a me fa molto piacere stare vicino a una bella donna, questo fa sempre piacere. Io tengo in tutte le maniere per venire in gasto bar, ma non ci riesco mai. Vabbè, pigliatevi il caffè. Asso fa, Madonna, se n'è andato. Un caffè da... Attori, cinema e teatro, che ho visto da quando sono nato. Ti dico, stanotte io ho sognato di averli qui.